Vedere la tua faccia. Tu, sbrigati. È vero, Allah chiude una porta e ne apre un'altra, Jafar. Ma abbiamo sottovalutato l'astuzia degli infedeli. C'è stato un tradimento, Caribas. Qualcuno ci ha venduto a Demetrios. Sta scritto, non bisogna abbaiare ma nemmeno muovere la coda. Il sultano è stato ingenuo, ufficio misterioso, il segnale verde, e invece era una trappola. No, Caribas, l'ho visto con il mio unico occhio, impiccato a un albero. Siamo fine. Hai dei sospetti? Forse qualcuno qui a bordo? Forse. Vieni, straniero. Sei fortunato. Puoi ringraziare il tuo Dio di avermi incontrato. Riconosci che mi devi la vita? Pensavo di essere stato io a salvare la tua. È stata la tua fortuna. Perché altrimenti spiegagli tu, Caribas, dove sarebbe a questo. E fra medicina reciterebbe le sue preghiere. C'è poco conforto nelle preghiere di un frate al servizio dei servi di Allah. Se non ti dispiace, per me non esistono turchi o cristiani, ma solo uomini o anime, se preferisci. Uomini curare e anime da salvare. E bravo il nostro frate. Vedi quante cose si imparano in prigionia? Visto che anche tu sei mio prigioniero, preferisco conoscerti subito. Hai un minuto di tempo per imbrogliarmi, però ricordati che parli al più bugiardo dei figli di Allah. Perché eri in quella scialuppa? Fuggivo. Poco eroico, ma qualche volta necessario. E perché fuggivi? Per vendicarmi. Dimmi, frate, la vostra religione non predica il perdono? Sì, come il Corano prescrive che chi non vuol perdere la lingua deve tenerla a posto. Tu perdoneresti chi ha oppresso il tuo, la tua donna e ucciso tuo padre? Demetrios. Lui. Si dice che ogni uomo abbia tre doveri da assolvere nella vita. Piantare una palma, generare un figlio, vendicare l'offesa. Il corpo di mio fratello è rimasto insepolto sulla spiaggia di Sant'Antioco e con lui altri valorosi. L'uomo che è stato impiccato era mio padre. La massima saggezza dell'Oriente è di tenersi lontano dall'Occidente. È scritto, non frequenterai gli infedeli, ma sia pace a te, Dionigi. Vieni, Caribas, occupiamoci dell'equipaggio. Dove sono finito, amico? Dove sei padrone della tua vita. Tutto qui appartiene al grande sultano di Costantinopoli e Jafar è il suo migliore capitano finché vive. E poiché noi vivremo finché lui respira, meglio ubbidire. Chi ti ha ordinato di cambiare rotta? Caribas. Caribas, testa.